nato il quarto mese, anno 93, una famiglia normale, cresciuto troppo in fretta, tra una canna ed una sigaretta, strade sbagliate, brutte amicizie, troppe ingiustizie, droghe per sentirsi accettato, con l'ideale di spaccare questo mondo malato, pensando che è peggio non può andare, fin quando non inizia a stare male, come niente mi ritrovo in quel letto d'ospedale, sperando non sia grave, invece è più grave di quanto puoi pensare, e da lì inizi a pregare, ma non può servire a non stare male, perché il peccato originale me l'hanno già fatturato da pagare, in piccole rate da saldare, finché puoi campare poi cosa ti rimane, queste sono solo parole, ma puoi vedere quello che ho passato e quello che mi aspetto dal futuro, ma tanto stringo i denti, non ho paura perché alla fine capirà che io non sono tre perdenti, brutti momenti in cui mi chiudo per difetti, sentimenti interni con cui rifletti e ti rispecchi, non sempre diventi quello che volevi essere, ma tutto questo ti porta a riflettere, ed è un tu per tu con il tuo essere, senza troppe pretese. Questa è la mia storia, momenti brutti e momenti di gloria, e so che la vita è una partita in salita, ma finché non sarà finita, la vivo bottiglia dopo bottiglia. Questa è la mia storia, momenti brutti e momenti di gloria, e so che la vita è una partita in salita, ma finché non sarà finita, la vivo bottiglia dopo bottiglia. Racconto quello che mi viene in mente, momenti vissuti troppo in fretta per un diciottenne, poi inizio a pensare che in fondo a modo tuo sei anche tu una persona speciale, e devo andare avanti e superare i drammi senza l'aiuto degli altri, ora nessuno può fermarmi, perché ho raggiunto la consapevolezza che non c'è un Dio che può aiutarmi, e tiro avanti provando a non pensarci, cercando di trovare chance per portarmi avanti in un mondo in cui vivi bene solo se tanti contanti, ora i dottori mi parlano di cure che portano a migliorare, perché non vogliono trovare qualcosa che può curare questo male in modo definitivo, troppe le controindicazioni che possono portare, e stai a pensare se davvero ne vale, come tutto questo può continuare, ogni volta che torno in ospedale vedo quelli che davvero stanno male, e penso se ce la fanno loro io sicuro ce la posso fare, per quanto tutto questo tipo di dispiacere è successo, non fanno un dramma, a tutti poteva capitare, ogni tanto ancora qualche crisi mentale, e per mediare so che tutto è mio potere. Questa è la mia storia, momenti brutti e momenti di gloria, e so che la vita è una partita in salita, ma finché non sarà finita, la vivo bottiglia dopo bottiglia. Questa è la mia storia, momenti brutti e momenti di gloria, e so che la vita è una partita in salita, ma finché non sarà finita, la vivo bottiglia dopo bottiglia.